Ciao a tutti, andate a vedere il video precedente nel quale potrete scegliere tra, dove sta? Ecco, la campanellina, gli uccellini e la campanella rosa. Questo l'abbiamo fatto nel video precedente. Adesso andiamo a vedere la seconda stesa per chi ha scelto i due uccellini. Facciamo una metodologia diversa e andiamo a vedere la settimana in tre parti: inizio settimana, metà settimana. E fine settimana, vediamo un pochettino, cambiamo la stesa, la tipologia di stesa. Ti ricordo, se vuoi fare un consulto privato con me, mi puoi scrivere a saineri96 chiocciola gmail.com. Andiamo a vedere per te. Allora, qui c'è ancora da fare un qualcosa. Ci può essere la sensazione di dovevo raccogliere e non sto ancora raccogliendo. È una situazione che te la porti dal passato, ma qui non demordi. Qui c'è una carta di bastoni, una carta, carte di bastoni sono le carte dell'azione, sono le carte della forza, sono le carte della volontà, sono le carte del fare pratico, anche dell'incaponirsi. Il 9 di bastoni è la carta della volontà, anche di difendere una posizione. Non vedo tanto qui questioni amorose, questioni di coppia, questioni. No, io vedo qui un progetto per il quale non è che c'è la delusione, devi fare ancora qualcosa, ok? Però è una situazione che te la porti da tanto tempo al passato. Potrebbe essere anche legato a qualcosa che ti ha dato anche un po' di dolore, per il quale c'è da sistemare qualcosa. Qui c'è invece c'è il desiderio di ripresa. Però allora qui c'è qualcuno che potrebbe, altra situazione che non ha nulla a che vedere con quella di prima. Durante metà settimana ci potrebbe essere qualche discussione, però costruttiva. Qualcuno potrebbe aver avuto o avere la sensazione di un rapporto che non va, un matrimonio che sta in piedi ma non va più. Se non sei in coppia, potrebbe essere un lavoro che non ti piace più, un'amicizia insoddisfacente. Però qui c'è anche la volontà, c'è il desiderio di voler migliorare questa situazione. Belle carte. Se qui si viene da un periodo di malcontento dal punto di vista affettivo, qui c'è una ripresa, potresti ricevere anche un dono, un invito oppure un sì, cioè nel senso che magari in passato tu hai chiesto qualcosa a qualcuno, per qualcuno potrebbe essere un avanzamento di carriera, potrebbe essere una richiesta che tu hai fatto, che invece che prima ti aveva dato un po' di dolore, di delusione più che dolore, il dolore è un po' più forte, un po' più grave, un po' di delusione, invece qui c'è. Invece c'è una risposta positiva per te. Cioè ti viene accordato qualcosa, anche un dono. Qualcuno potrebbe anche stipulare un contratto favorevole. Io vedo anche un qualcosa che accordi oggi e poi c'è un guadagno. Cioè come se c'è un atto introduttivo, perciò posso avere o proprio il contratto, l'inizio di un lavoro. Che poi porta guadagno. È anche la fine di un periodo un po' pesantuccio, più che di malinconia. Wow! E che ve lo dico a fare, ragazzi, asso di denari è la fortuna, ragazzi. Ragazzi, qua qualcuno di voi, non dico che fa bingo, potete anche giocare un soldino. Un soldino lo potete anche giocare. Non. Aspettate che voglio farvi vedere meglio le carte. Qui c'è qualcuno che può fare anche insomma, una vincita. Adesso non vi andate a liquidare il patrimonio, a lapidare il patrimonio. Allora, una situazione, però vi posso anche dire, qui si va proprio a sistemare. C'è una situazione per la quale vi siete accaniti.
ma non nel senso negativo, perché qui c'era un raccolto, c'è qualcosa, c'è stato un impedimento sul raccolto che doveva arrivare e ancora non è arrivato. Qui c'è l'incaponirsi e il ricevere una notizia positiva rispetto a questo progetto che si era, fermato. Poi un'altra cosa volevo dirti: in questa settimana avrai anche da studiare. Qui ci può essere anche l'idea geniale, il trovare la soluzione in una situazione, il bando della matassa, quando si dice finalmente ho capito qual è la strategia che devo prendere. Qui c'è anche uno studiare e un trovare la via vincente, qui c'è lo studio, il libro e la fortuna. Può essere anche comunicazione, ricevere da parte di qualcuno lettera, libro e fortuna. Letteralmente, andiamo a spiegarle. Ricevere una notizia in relazione a una situazione per la quale tu ti sei impuntato, impuntata, e ci può essere un qualcuno che ti dice: guarda, abbiamo trovato. Anche faccio un esempio, abbiamo trovato la norma che ci aiuta per il tuo caso, tac, e vai a vincere una causa. Oppure, guarda, dobbiamo usare questa strategia per ottenere, però qua poi si ottiene, eh? Qui si scopre la via vincente per raggiungere un traguardo.